i fratelli e le sorelle che stanno in alto nelle due gradinate possono scendere ad occupare i posti degli ultimi due settori, quindi potete scendere in pista le ultime file della gradinata a destra, all'interno del quale vi potete rendere conto, perché c'è il programma di dove siamo, a che punto saremo arrivati lungo la giornata. Ma poi abbiamo pensato di offrirvi, come oggi diremmo, un selfie, come in una istantanea, una breve storia del Giubileo. Perché, come sapete, siamo agli inizi di questa storia bellissima di questo nuovo anno. E in questo libretto troverete la storia del Giubileo, la spiegazione del bellissimo logo. Troverete in breve battute chi siamo come rinnovamento, anche la nostra storia, dei nomi, dei cognomi, degli indirizzi che sono i nomi e i cognomi e i volti dei nostri responsabili regionali e anche locali. Vogliamo fare un applauso ai nostri responsabili? Lo facciamo più forte, li facciamo sentire tutta la nostra stima ed amicizia? Visto che siamo appena entrati nell'anno del Giubileo, nel cuore iniziale di questo bellissimo evento di grazia, desideriamo vivere anche noi il nostro passaggio. È un segno come tanti altri segni che vivremo durante questo anno. Allora chiediamo già al Signore, abbiamo chiesto attraverso i canti di accoglienza e di gioia, che la sua grazia sia su di noi. E da subito chiediamo al Comitato regionale, che vogliamo accogliere perché è il nuovo Comitato regionale della Basilicata, è il primo convegno organizzato dal nuovo Comitato, allora li accogliamo questi fratelli. Apriamo subito la porta del nostro cuore e lo facciamo sulla scorta delle parole del Vangelo di Luca, dove il Signore Gesù ci esortava i Suoi ed esorta noi oggi. Allora Gesù rispose che c'era un padrone di casa, il quale disse al servo: esci subito per le strade e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade, lungo le siepi, spingili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Allora, sulla scorta di queste parole di Luca, dell'Evangelista, ci sentiamo il cuore della Chiesa e come tale, come la Chiesa, siamo invitati ad uscire e lo facciamo con questo gesto proprio visibile che dice che dietro il Comitato regionale, dietro questi volti ci sono altri volti e dietro questi volti c'è una storia, c'è un futuro che ci attende, tutto da costruire con impegni reali. Allora chiediamo al coordinatore regionale di oltrepassare la porta e mentre lo farà ripeteremo un ritornello di un canto molto semplice che ci aiuterà a vivere questo gesto già in un clima di spiritualità. Signore, ecco che Rosario varca la porta del suo cuore per uscire verso le strade di questa regione dove tu vuoi che lui vada, dove tu vuoi condurre tutto il rinnovamento. Signore, ecco Sara, anche lei desidera offrirti il suo sì, questo quadriennio, così come fa Antonio, così come fa Alessandra, così come
far sperimentare loro che la tua grazia dura sempre. Fratelli, è un giorno di festa. Siamo in tanti e veniamo da numerosi posti, da situazioni diverse. Ma tu, fratello, e tu, sorella, non sei qui per caso. Che tu sia
sia qui per la prima volta o che abbia fatto anni di cammino nel rinnovamento, il Signore ti ha voluto qui, Lui, e ti dice: sono qui per te, ti attendevo per usarti misericordia, ti aspetto per farti grazia. Sono qui, ho preparato per te un banchetto, e a questo banchetto tu puoi sederti e prendere gratuitamente, perché io riverserò su di te tutto il bene, tutto l'amore di cui hai bisogno. E solo tu, Signore, fai questo. Noi crediamo, Signore, che dove due o più sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. E noi siamo tanti, oh Signore, tu sei in mezzo a noi. Si alzi a te il nostro grido, Signore. Si alzi a te la nostra lode, che sei un Dio grande, grande, misericordioso, grande nell'amore, fedele. E per tutte queste ragioni che il nostro cuore si apre a te oggi. Si apre per ricevere la tua gioia, perché tu vuoi rinnovare in noi la gioia oggi, Signore. Giubileo significa gioire, essere nella gioia, ma i nostri cuori forse sono appesantiti. E invece, Signore, le tristezze della vita, gli affanni, tu te li prendi, oh Signore. E questa mattina vuoi elevarci a te, oh Signore, e noi vogliamo aprire i nostri cuori per lodarti, per benedirti, per esaltarti, oh Signore, in eterno, perché tu sei buono. Signore, lo vogliamo fare tutti insieme, lo vogliamo fare come popolo che tu oggi hai radunato, come popolo che tu oggi vuoi consacrare. Allora, Signore, ti lodino gli anziani, ti lodino i bambini, ti lodino i consacrati, ti lodino i sacerdoti, ti lodi, Signore, tutto il popolo di Dio, perché eterna, Signore, è la tua misericordia, perché le tue misericordie, Signore, non sono finite, ma ogni giorno, ogni mattina si rinnovano, e questa mattina si rinnovano per ognuno di noi. Allora non ci siano labbra chiuse alla preghiera questa mattina, ma ogni bocca si apre alla loro, ogni porta si apre. Spalancatevi, porte antiche, sollevate o porte i vostri frontali, ognuno entri attraverso la porta della loro, non ci sia nessuno che resti al di là, ma ognuno di noi varchi questa porta, varcate le sue porte, sei depresso, che sei stanco.
chiamata all'esistenza. Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Grazie, Signore Gesù. Grazie perché non solo tu ami tutte le cose esistenti, ma tu ami ogni tua creatura, Signore. Tu ami ciascuno di noi, Signore. Ogni tua creatura è preziosa ai tuoi occhi, Signore. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, perché veramente quest'oggi ci benedici, Signore. Benedici ciascuno di noi, benedici le nostre vite, Signore. Nessuno si senta lontano, perché tu lo stai raggiungendo col tuo amore, col tuo spirito di vita, Signore Gesù. Grazie, Signore, ti benediciamo. A te, Signore, che sei il Dio creatore, che sei il Dio buono, diamo la nostra gioia, la nostra lode, Signore, il nostro ringraziamento. Grazie, Signore Gesù. E questa, fratelli, la certezza che abbiamo nel cuore. Abbiamo un Dio che è sono con te, un Dio che ci ha creato come un prodigio, un Dio che ha creato le nostre viscere e che ci ama di un amore viscerale. E per noi questo giubileo è la gioia di essere figli amati, di essere figli desiderati, voluti da sempre. E questa è la nostra gioia, questa è la nostra certezza. Abbiamo un Dio vicino, un Dio che si prende cura di noi, che ci ama immensamente, è molto semplice. Dio non ama le cose complicate, ti dice io ti amo e sono con te in ogni circostanza, in ogni momento della tua vita. Io attraverso la tua storia, io tocco la tua storia e la cambio, ti do nuovi occhi, ti do un nuovo cuore, ti do il mio cuore, io sono il Signore. E voglio essere il tuo Signore, il Signore della tua vita. Amen. Alleluia. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte, sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Giornata. Lo benediciamo insieme, abbiamo già pregato, il Signore ci ha già benedetti questa mattina. Io desidero rivolgere a voi tutti un benvenuto alla 23ª convocazione regionale del rinnovamento dello Spirito. Desidero salutare e ringraziare per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo evento a Sua Eccellenza Monsignor Marcianò, ordinario militare per l'Italia. Così come sono felice di accogliere e salutare il presidente Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento dello Spirito. Saranno i nostri relatori e ci guideranno durante questa giornata. Saluto le autorità civili e militari, saluto i responsabili dei movimenti e delle associazioni, gli amici delle regioni vicine, sappiamo che sono presenti, gli amici della Puglia, della Calabria e della Campania. Siate i benvenuti, grazie per la vostra presenza, perché arricchite questa giornata. Saluto i sacerdoti, le religiose, i religiosi. Saluto ed accolgo tutti i presenti. Nel nome di Gesù sentitevi a casa, siate benvenuti. Questa giornata di oggi coincide con la prima domenica dell'anno giubilare. La liturgia ci dice che oggi è la domenica della gioia. Inoltre oggi in tutte le diocesi italiane si apre la Porta Santa, in tutte le cattedrali del mondo. Quindi tutta la Chiesa entra nell'anno giubilare, dell'anno della misericordia.
Che gioia grande poter pensare che durante questo anno noi tutti possiamo attraversare questa porta che è Gesù e per mezzo dello Spirito possiamo sperimentare la misericordia del Padre. È una gioia immensa poter pensare che l'intero anno noi possiamo vivere questa esperienza. Questa nostra convocazione è stata preceduta da due eventi importanti: il quinto convegno nazionale di Firenze, in cui il tema era In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, durante il quale ci è stato ricordato che per comprendere il mistero dell'uomo bisogna ripartire necessariamente dal mistero di Cristo, ed anche la Chiesa deve ripartire continuamente da Lui. È stato affermato a chiare lettere che, come in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, come ci ricorda il Concilio. Il Santo Padre ha voluto consegnare ai partecipanti tre parole che noi desideriamo accogliere e fare nostre per il nostro cammino dell'anno giubilare: umiltà, disinteresse e beatitudine. L'altro evento che ha caratterizzato il tempo prima di questa convocazione è la conferenza animatori per i responsabili di ogni livello del rinnovamento nello spirito, tenutasi a Rimini dal 5 all'8 dicembre, dal tema Pregate nello Spirito Santo. Molti di noi eravamo presenti e durante i lavori della conferenza animatori abbiamo potuto partecipare all'intensissimo e storico momento dell'apertura della Porta Santa svoltasi a Roma. La commozione e la consapevolezza che in unità di spirito e di cuore stava accadendo un fatto straordinario ha profondamente toccato il cuore di tutti i partecipanti ed ha aiutato a comprendere, come ci ricorda Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo, che Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Allora oggi desideriamo contemplare mediante lo Spirito questo mistero. I nostri relatori ci accompagneranno e ci accompagneranno a contemplare questo mistero. Monsignor Marciano ci aiuterà ad entrare ancora di più nella conoscenza del volto del Padre misericordioso. Ci racconterà e mostrerà i lineamenti di questo Padre a partire dalla parabola della misericordia, mentre Salvatore nel suo intervento ci aiuterà a comprendere come essere agenti di questa misericordia, ci motiverà nel comprendere come e perché essere misericordiosi come il Padre. Durante l'esperienza del Rovento Ardente che vivremo di pomeriggio sperimenteremo la misericordia del Padre che rende a sua volta misericordiosi. Allora vi esorto ad aprire il vostro cuore perché davvero lo Spirito possa guidarci durante questa giornata a sperimentare e a contemplare il volto del Padre misericordiosi. Buona convocazione a tutti e buon anno giubilare a tutti.